benvenuti nella mia cucina. Oggi una puntata interamente dedicata al pesce. E quale pesce? Il pesce azzurro. Un pesce ricchissimo sotto tutti gli aspetti, ricco di storia, ricco di valori nutrizionali, di gusto, di sapore, non ha neanche un costo esagerato. Un pesce che ci rappresenta nelle ricette più tradizionali, un po' per tutta Italia, ma noi abbiamo proprio un patrimonio di pesce azzurro, dalle alici, i sardoncini, gli sgombri, fino ad arrivare al tonno, arrivare ai pesci grandi. Ma oggi, insieme a delle persone che mi accompagnano in questa puntata, vedremo una bellissima ricetta di una pizza particolare di uno chef pizzaiolo dove le sue pizze diventano gourmet. E poi andremo a studiare questo pesce e vedremo esattamente da come è composto con la nostra dietista. E poi concludiamo con un dolce, perché ogni pranzo che si deve o in cena il dolce è sempre quel dulcis in fundo che ci accompagna. Però adesso andiamo a vedere dove è andata a fare la spesa la Maffi. Sono venuta a fare la spesa per le ricette di Cristina. Dobbiamo realizzare delle ricette con il pesce azzurro. Avete pescato stanotte? Com'è andata la pesca a Cesenatico? Sì, sono andato in mare, ho pescato bene, insomma, una buona pescata. Fulvio, ma perché si chiama pesce azzurro? Allora, il pesce azzurro viene dato soprattutto dal colore della carne. La carne di certi pesci è molto azzurra, come potrebbe essere per esempio lo sgombero, le alici, la sarda. Altri pesci, comunque pesci azzurri, che può essere la ricciola, il tonno, hanno delle colorazioni diverse, comunque fanno parte della stessa famiglia. Per una pizza per le alici ti consiglio le alici pescate questa notte, freschissime, che sono eccezionali da fare, da mettere sulla pizza. Fare marinate, ti posso dare le alici fresche, però la procedura sarebbe un po' lunga perché andrebbero abbattute, spinate, oppure ti posso offrire quelle che facciamo noi, che sono freschissime, le facciamo noi, certificate dall'ASL e garantite al 100%. Bella l'idea delle alici marinate, il nostro chef sarà molto contento. Ecco Maffi, questo è il pesce azzurro. Dentro ci sono le alici, ma mi raccomando, non usarle solo sulla pizza, mettile anche sulla piadina con radicchio alla cipolla, ok? Ciao Fulvio, ci vediamo alla prossima spesa. Chi potevo invitare con me per realizzare la pizza con le alici? Ivan Signoretti. Grazie. Dire solo pizzaiolo è troppo poco, perché le tue pizze sono, bisognerebbe, fantastiche, super, buonissime. Troppo, grazie. Troppo gentile. Insomma, ne hai fatto veramente un must, quindi... Tanto io ti ringrazio per questo invito alla tua trasmissione, perché sono veramente felice. Anch'io sono felice perché dopo mangio la sua pizza, che è buonissima. Ma entriamo subito nel vivo. Uno, come hai pensato di valorizzare, poi vediamo anche la realizzazione dell'impasto. Insomma, c'è un po' di studio, un po' di ispirazione e tanta fantasia. Quindi partiamo già dal nome Camelia, che è ispirata al fiore che ho trovato, diciamo, in questa primavera che sta sbocciando, e insieme è nata questa pizza ispirata alla nostra piadina classica romagnola con le alici marinate, con i sardoncini e il radicchio da taglio, ecco. Un must. Però ho voluto viaggiare un po' per tutto l'Adriatico, appunto perché come la nostra Alice viaggia per tutto l'Adriatico da nord a sud, e ho preso anche un po' di scarola, le olive taggiasche, la burrata pugliese, quindi ho fatto un po' un viaggio in tutto il mare, e ci sono i chipinoli, diciamo, di San Rossore. Quindi una pizza con le alici marinate, sì, olive taggiasche, scarola ripassata, pomodorini gialli, burrata, pinol, via. Parliamo subito dell'impasto, descrivimi bene come viene fatto l'impasto. Io ho cercato di fare un impasto semplice, quindi un impasto diretto, così magari lo possono un po' rifare tutti, tenendo una farina di media forza, partendo da un'acqua a temperatura ambiente. Quindi un chilo di farina lo impasti con? Un chilo di farina con il 50, inizialmente il 50% d'acqua.
e poi dopo piano piano andiamo ad aggiungere l'acqua restante. Mettiamo i nostri 5 grammi di lievito per Perfetto. Chilo di farina. Uso un lievito compresso, sì, comunque un po' più energico e anche più facile da usare. E, sì, e anche più, perché tutti chiedono sempre il cubetto, allora quello è quello fresco, questo qui secco, liofilizzato, se ne usa un terzo in meno perché certo, non ha l'acqua, e poi però ce lo troviamo da, sempre in dispensa. Da conservare, ecco, invece l'altro dopo 10-15 giorni. Quindi farina, lievito, l'acqua. L'acqua importante che sia a una temperatura ambiente intorno ai 20-22 gradi. Perfetto. Non andiamo con acque troppo fredde perché, o troppo calde, giusto, se no diamo troppo nervoso al nostro impasto. Miscegliamo subito l'acqua, okay, con delicatezza. Piano piano andiamo un po' a sciogliere il lievito. Potremmo anche attivarlo prima in acqua, ma comunque va è un bene. Lievito di buona qualità. Per quindi... avere la pizza la sera, quando la devo impastare questa? Il giorno prima o il mattino? Io impasterei anche la mattina, diciamo intorno alle 10, gli darei il mio riposo nella mastella a temperatura ambiente e poi inizierei a fare i panetti. Quindi, impasto la mattina, un chilo di farina, 5 grammi di lievito, l'acqua oltre mezzo litro, quella che assorbe, sì, olio, sale, glielo olio, metti? Olio, sale, infatti tu lo chiedi se mi passavi un pochettino di olio. Che va nella parte finale. Nella parte finale, sì. Quanti grammi di olio metti per chilo? Io metterei sempre sui 2 grammi, quindi 2% a chilo, quindi e il 3% 20. Di olio a chilo. Perfetto, 30 e possiamo 20. Utilizzare come in questo caso l'olio d'oliva, che è molto più profumato. Diciamo è più ricco, ha molte più proprietà, sicuramente fuori dal forno dona anche molti più profumi alla pizza e sicuramente la farà lievitare meglio quello. Quindi impastiamo tutto, facciamo riposare e poi dopo andiamo a fare i nostri panetti. Io consiglierei dai 250 ai 270 grammi. Abbiamo fatto l'impasto, ha riposato un'ora all'interno della ciotola, poi abbiamo fatto le palline, hanno raddoppiato. Quindi secondo la temperatura ambiente, il tempo che ci vuole, certo, quanto è importante. A questo punto la tiriamo. A questo punto le nostre palline sono pronte, hanno lievitato a temperatura ambiente. Allora, molto importante che quando tiriamo sulla nostra pallina dal cassetto, dal nostro contenitore, cerchiamo di conservare tutti i gas che ha fatto nella lievitazione. Delicati, bisogna avere la manina delicata. Sì. Infatti, io dico sempre la pizza è donna per me. Ah. Quindi è pizza, è femmina. Tua moglie è fortunata. È fortunata, allora. Massaggio ho le mani. Poi cerchiamo di delicatamente di portare l'aria ai bordi e poi andiamo ad allargarla. Bravo, lo facciamo. Conservando l'aria dentro in maniera che. Mai non, sì. Usare il mattarello. No, il mattarello può andare per la piada, il tagliatelle, diciamo, però per la pizza sempre a mano. Delicatezza, allargandola piano piano, gli diamo una forma più tonda possibile, cerchiamo di togliere la nostra... Altra cosa, abbondante farina, sì, perché l'impasto è molto idratato, molto morbido. Insomma, quindi... la farina funziona da cuscino, ecco. Cuscino. Deve essere leggera, delicati, come una nuvola. Potevamo chiamarla nuvola invece anche di camellia. È vero. E? Quindi andiamo nella fase molto importante di non, diciamo, caricare troppo la nostra pizza con ingredienti, se no la caricheremo ancora di più di umidità e poi quando andiamo a tagliarla non rimane croccante. Le famose pizze che a volte a casa sono mezze crude, no? Sì. Il centro è perché hanno troppi ingredienti. Prima bisogna precuocerla, soprattutto a casa, certo, che abbiamo i forni meno potenti. Via, andiamo a infornare. Ci va un pochettino d'olio? Un pochettino d'olio. Ce lo metto io? Certo, siamo una coppia perfetta. Potresti venire in pizzeria qualche volta. Sarebbe una bella idea, eh? Vai pure. Siamo pronti ad infornare. In un forno professionale consiglio di tenerla sui 330 e 280 nella platea, diciamo, inferiore. In un forno di casa, ben caldo, 250 gradi, è importante di tenerla al centro, non sotto perché brucia e sopra ugualmente perché brucia la parte superiore. Andiamo a infornare. Ok, andiamo a vedere la nostra pizza. È pronta, come vediamo ben cotta, omogenea, ha una bella doratura, quindi vuol dire che la reazione degli zuccheri è avvenuta perfetta in lievitazione. Ovviamente questo è un forno professionale, ha anche alte performance, comunque anche nel forno di casa, come dicevo, 250 gradi, bello caldo. Eccoci, la nostra pizza è pronta. E come tutte le pizze gourmet tagliate in otto. In otto. Oltre alla scarola, vediamo un po' come adesso mi assembra qui il resto. Qui andiamo in sequenza, il nostro protagonista è chiaro che è l'alice, però
diciamo il nostro accompagnamento è la burrata. La burrata con la panna. Bella, è un po' grassa, ma comunque sempre, diciamo, un po' l'alice salata va a equilibrare, ecco, i nostri sapori. Poi il grasso è bello. Il grasso è bello, poi alla fine ci vuole. Ci vuole, fa. No, cioè, diciamo, completa l'equilibrio dei gusti. Equilibrio dei gusti. Quindi abbiamo la scarola, abbiamo la burrata. La burrata. O stracciatella. Stracciatella, sì, creata a straccettini. Ovviamente. E poi cosa procedi? Poi andiamo con la nostra alicina che abbiamo marinato prima. Do solo una cosa. Vai pure, intanto continua a farcire. Alici marinate, ricordiamoci sempre che vanno prima battute o tenute in freezer a casa anche 72 ore per non avere problemi dell'anisakis. Certo. Abbiamo, quindi tutto il pesce crudo va sempre abbattuto. E non solo i professionisti, ma anche a casa. Questi sono accorgimenti che dobbiamo sempre dare, no? Perché sono i consigli per mangiare le cose buone e bene. Noi poi l'abbiamo marinata con olio, peperoncino. Olio, peperoncino, un po' di mentuccia e dell'aglio. Prima sono state un po' di aceto di lampone per dargli, diciamo, la loro cottura. Cerchiamo sempre nella pizza gourmet di mescolare sapori e colori. È fondamentale, diciamo, creare questi giochi di luce. Un po' mi ricorda quando dipingevo, ecco. Quindi proprio un artista. Sì, ho fatto sfogare questa voglia di arte, ecco, nella pizza, appunto, perché a noi ci piace lui che faccia l'artista delle pizze. Poi cosa ci manca? Poi qui andiamo, il nostro pomodorino, appunto per stare in tema, è all'acqua di mare. Quindi è in acqua di mare questo qui, diciamo. Spiegamelo. È un pomodorino che viene, comunque l'ho trovato appunto gourmet, perché un gourmet è un intenditore, un appassionato, un goloso, ecco. Quindi, ma è già pronto o l'hai fatto tu questo, diciamo, pomodorino? Noi l'abbiamo passato in confit, quindi con un po' di zucchero di canna e qualche aroma a pepe, però diciamo li trovi all'acqua di mare. Ah, è un prodotto che si trova già pronto. Quindi proprio questa pizza racconta. Chi non lo trova, possiamo benissimo fare dei pomodorini, passarli al forno. Pomodorino giallo da terino, ecco. Lo passiamo un po' al forno a 100 gradi per un'oretta con un po' di zucchero di canna. Okay. E troviamo un bel pomodorino. Cosa ci manca? Hai già messo tutto? Ci manca l'oliva taggiasca. Ah. Okay. Qui abbiamo delle olive o tritate, le possiamo mettere o anche unite, diciamo, insieme, per dargli un po' anche quel sapore amarognolo che va a completare i nostri gusti. E poi la croccantezza, perché la parte di croccantezza, come tu ben sai, è fondamentale perché ti rimane, diciamo, un ricordo. Adesso diciamo che come trend, se un piatto non ha il croccante, non è un piatto. Però nella pizza funziona. No, ma funziona nel gelato. Funziona, è vero, anche nel gelato. Ha una motivazione. Quando io devo masticare, tutte le papille gustative sono sollecitate, quindi il gusto di quel prodotto viene fuori maggiormente. Se io mangio qualche cosa solo frullato, omogenizzato, lo ingoio e non sento il sapore. Ah, vedi? Tante cose. Croccante, qui abbiamo un pinolino tostato, pinoli di San Rossore, toscani. Cerchiamo sempre di esaltare anche i prodotti del nostro territorio magico italiano, che dobbiamo sempre. E poi, come parte, appunto, che dicevamo, camelia, il suo nome. Abbiamo preso un fiore oggi, lo possiamo mettere insieme magari se vogliamo. Vai. Lo mettiamo al centro del piatto, così ricordiamo la primavera, l'arrivo dell'estate. Ivan, la voglia di stare insieme finalmente. Vabbè, pizza gourmet, pizza sicuramente buonissima, ma anche bellissima. Grazie Ivan. Grazie a te che mi hai invitato, guarda. Sono contenta, grazie della pizza, ciao, ti saluto. Pizza con le alici, farina, acqua, lievito secco, olio extravergine d'oliva, sale. Per la farcitura, scarola, alici, pinoli, olive taggiasche, burrata, pomodorini gialli. E dopo la ricetta con le alici, per il pesce azzurro, sgombro. Tagliolini allo sgombro, pomodori e olive taggiasche. Con me la Maffi, assistente, mi hai fatto una bellissima spesa. Hai visto? Sì. Guarda, qui abbiamo lo sgombro già pulito a filetti, che, diciamo la verità, noi abbiamo delle pescherie che ci assecondano, ci aiutano in tutte le preparazioni.
il filetto, c'è ancora qualcosa da eliminare, ma mentre io preparo il pesce, okay, mi tagli un po' di pomodorini a cubetti, certo, pomodoro fresco, perché faremo dei tagliolini con sgombro, pomodorini freschi, olive taggiasche. Allora, il filetto di sgombro dovrò andare a tagliare la parte corrispondente alla pancia, quindi la togliamo con un coltello sfilettante che tagli bene, e per evitare di avere le spine centrali, senza usare le pinzette, un lavoro brigoso, perché sono molto piccole, con il coltello, guarda Maffi, la prossima volta con il coltello incidi e andiamo a togliere questa parte qui, vedi? Così togliamo tutte le spine. Tutte le spine. Pensa, possiamo fare anche questi filetti al forno, a farli, cioè, una volta che abbiamo tolto le spine, molte volte non mangiamo pesce perché abbiamo le spine o va pulito, invece in questo caso è molto semplice, è un pesce buono, pesce azzurro dei nostri mari, e quindi abbiamo la possibilità di prepararlo in tantissime maniere. A questo punto vado a togliere anche la pelle, quindi mi rimane solo la polpa, la taglio a cubetti e la metto a marinare con del basilico. Aglio schiacciato, così poi lo toglio, lascerà solo il profumo. Lo sgombro lo taglio a pezzettini e lo faccio marinare. Lo aggiungerò alla preparazione verso fine cottura. Mi versi nel frattempo il sale nell'acqua, che te lo passo, okay, alzi dammi l'acqua. È una ricetta veloce, semplice, che mentre bolle l'acqua possiamo prepararla. Naturalmente olio, che serve anche per aumentare i profumi nel pesce, ma in tutti gli ingredienti l'olio è fondamentale, e lo facciamo marinare. Quanto tempo, Cri? Ma guarda, nel frattempo che prepariamo tutte le nostre preparazioni, un quarto d'ora. Olio, anche qua, aggiungo un cipollotto fresco, mi aggiungi qualche foglia di basilico. Allora, basilico, perché qui abbiamo proprio come elemento aromatico l'erba aromatica, il basilico, che si sposa molto bene con i nostri profumi. Ecco qua, alziamo un po', okay, fiamma alta. Okay. Io guarda, alzo anche l'acqua. Il sale c'è già, quando bolle puoi versare i tagliolini. Questa è una ricetta che non deve cuocere tanto, deve essere veramente veloce. Quindi fiamma alta, calore, cotture veloci. Appena bolle l'acqua versiamo la nostra pasta. Sale l'hai già messo, vero? Sì, certo. Giriamo, questa è una pasta fresca. Abbiamo utilizzato un tagliolino surgelato già pronto, quindi lo tiro fuori dal frigorifero, dal freezer, e lo verso immediatamente. In 5 minuti facciamo la ricetta. Sì, ecco qua. Allora, pomodoro, il sale, il pepe. Aggiungi le olive, Maffi. Te le metto giù tutte? Sì, ci vanno tutte. Ok. Poi, nel frattempo, scoli la pasta. Vai, vai, perfetto. Togli il tegame. A questo punto aggiungiamo il nostro pesce marinato. Mi prendi un bel piatto. Il pesce così si cuoce col calore, rimarrà morbido e profumato. Che senti profumo. Che profumo. Ti ho portato il mare oggi. È bellissimo, Cri. Ma anche buono, senti che profumo.
Voilà. Qualche fogliolina di basilico. Un filo d'olio. E ci siamo. Ecco qua, tagliolini con sgombro marinato, olive taggiasche, profumo di mare, è profumo fantastico. Di primavera, d'estate, bellissimo. Questo è ottimo anche tiepido o freddo, come pasta fredda, quindi in qualsiasi momento. Provate e poi me lo saprete dire. Tagliolini allo sgombro con olive taggiasche. Ingredienti: tagliolini, sgombri, basilico, aglio, pomodori maturi, cipollotti, olive taggiasche, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. E adesso andiamo a chiedere chi ne sa di più sotto l'aspetto nutrizionale alla nostra dietista Sara Biondi, quelli che sono proprio i valori e il valore vero nel momento in cui andiamo a mangiare questi pesci azzurri. Il pesce azzurro è un alimento molto importante per la nostra alimentazione ed è un alimento che spesso e volentieri viene consumato di rado, non dando la giusta frequenza e il giusto spazio. Il nome azzurro deriva dal fatto che proprio i suoi colori sono a pancia bianca e sulla schiena questo blu azzurro, e questo lo differenzia dal pesce bianco come ad esempio il branzino o l'orata. E tutti sappiamo che è ricco di grassi buoni, in particolare omega 3, però questo è solo una parte del suo valore nutritivo. La maggior parte è legato all'importante contenuto di calcio e vitamina D in una proporzione, in una quantità tale da essere ideale per la crescita dei bambini, proprio per lo sviluppo anche osseo. Il calcio è molto importante anche per lo sviluppo del sistema nervoso centrale e fino ai 3 anni questo è veramente importante come nutriente. E in più è anche molto importante per le donne in premenopausa e menopausa che magari soffrono già di osteopenia o osteoporosi e vogliono combattere un pochino con l'alimentazione questa realtà. Inoltre è anche ricco di selenio ma anche di potassio, e quindi sono sali minerali che spesso e volentieri consumiamo solo con frutta e verdura, e spesso in frutta e verdura vengono persi proprio perché hanno un deterioramento maggiore. Il pesce però ha anche delle proteine molto valide, molto buone, proteine che hanno un potere biologico molto vicino a quello della carne e a quello delle uova. Questo cosa vuole dire? Che possiamo consumarle come alternativa a questi secondi piatti, possiamo consumarle come condimento del primo piatto e quindi in maniera un po' diversa da quello a cui siamo abituati, e soprattutto possiamo anche pensarle di utilizzare come delle creme, quindi anche sfruttando la lisca all'interno che a sua volta è ricca anche di calcio, e fare una sorta di crema spalmabile su crostini oppure ad esempio all'interno della nostra piadina, visto che siamo in Romagna. È veramente un alimento che quando viene conosciuto e quando viene poi quando si inserisce nella nostra cucina è molto più spendibile di quello che siamo abituati a vedere, fare e mangiare. Maffi, per chiudere il nostro menù, un dolcino. Una dama bianca all'ananas, un dolce a base di mascarpone con della frutta che può essere fresca o sciroppata. Guarda, mi devi montare 0,5 chilo di mascarpone, ok, quello lo metti tutto, con 400 grammi di panna, puoi pesare grammi perché un litro di panna poi alla fine è 1 chilo, e le monti con un po' di zucchero a velo. Ok. Che te lo passo, ecco qua. E ne lasci qualche cucchiaio, tutto è troppo di questo zucchero. Io nel frattempo scaldo un po' di latte, 100 grammi circa, e vado ad ammollare la gelatina in fogli. La gelatina va messa in acqua fredda, che così assorbe, poi la facciamo sciogliere in un composto caldo. Perfetto Maffe, è montato la panna con il mascarpone e lo zucchero. Guarda, adesso a mano aggiungiamo la gelatina. Togli okay. Pure le fruste. Guarda, ti passo la frusta manuale, così grazie. Giri. Io qui ho appena scaldato il latte. La gelatina si scioglie subito, non ha bisogno di bollire, deve solo
leggermente ammorbidirsi. Un'altra cosa importante, noi mettiamo un po' di aroma vaniglia, che è un aroma naturale, potete aggiungere a vostro piacere scorza di limone, scorza d'arancio, scorza di lime, vaniglia, cioè mettere il profumo che più vi piace. Diciamo che questo dolce nasce con la vaniglia. A questo punto aggiungo il mio latte, che intanto si è un po' stiepidito, si è sciolta completamente la gelatina. Tu gira abbastanza okay. velocemente e io ti verso questo composto. Ok. Questa gelatina a cosa serve? Chris? La gelatina serve a far rapprendere il dolce, siccome noi faremo tipo una torta, perché se io lo mettevo in un bicchiere non avevo neanche bisogno, ma io in questo caso vado a costruirmi una torta. Guarda, nel frattempo che tu finisci di miscelare, pan di Spagna, si possono usare pan di Spagna o anche dei biscotti, e lo taglio a metà, faccio proprio tipo torta, vado a mettere la parte sopra sotto, perché generalmente la parte sopra è sempre, non è mai in piano, e qui ho ananas con il loro sciroppo, nello sciroppo anche qui vado ad aggiungere il rum, se avete i bambini mettete un po' una spremuta d'arancio, però a noi... Non ci sono i bambini oggi. Brava. Mi passi un cucchiaio che è laggiù. Bagniamo il pan di Spagna. Tieni, Chris. Quindi usiamo lo sciroppo dell'ananas, buonissimo anche con quello delle amarene. Quindi si potrebbe fare anche un mix solo amarene. Perché la Dama Bianca, vi ricordo che nasce con questa crema al mascarpone bianco con le amarene. Io l'ho un attimino modificato. È più delicata. Allora, a questo punto metti la crema all'interno e io qui mi sono munita di mandorle a lamelle, qualche ribes, foglioline di menta e vado a tagliare l'ananas perché la metterò all'interno come farcitura e anche come decorazione. Le ho lasciate a bagno col suo sciroppo e con il liquore perché così sono più aromatiche. Ce l'hai? Voilà. Qui non ci sono uova, quindi si può fare anche d'estate. Rimane bello, vedi? Guarda come rimane bello, Maffi. Bellissimo. Bello compatto. Poi lo facciamo riposare in frigorifero, quindi la gelatina tende a compattare di più il composto, quindi lo possiamo proprio tagliare come una torta. Avrà una bella consistenza. Sì, sì. Mettiamo all'interno un po' di ananas. Qui poi a quelli a casa volete fare le pesche, volete fare le fragole, che diciamo che la frutta un po' tutta. Uso la base del pan di Spagna senza spingere troppo perché così mi rimane questa decorazione. Bagniamo ulteriormente. Voilà! E chiudo con un altro strato di questi bei fiocchi. Voilà! Direi che ci siamo. A questo punto dammo un po' di colore, un po' di ribes, qualche fogliolina di menta. I colori sono importanti perché abbiamo visto che un bel piatto solletica, anche se noi non abbiamo problemi di fame, vi assicuriamo che noi mangiamo tutto. Qua, giusto per dare un po' di croccantezza e anche qualche altro spicchiettino di ananas. Bellissima, ti piace? È quasi una giusto? Torta di compleanno o una torta per sì. le feste? E può essere veloce. Al volo. Ecco, guarda, provate a farla perché è semplice e sicuramente buona e bella. Bellissimo. Il nostro menù di pesce azzurro lo chiudiamo proprio benissimo. In bellezza. Dama bianca con ananas. Ingredienti: mascarpone, panna, zucchero a velo, vaniglia, gelatina in fogli, latte, rum, ananas sciroppato, pan di Spagna, menta.
Ho realizzato insieme ai miei ospiti dei piatti gourmet bellissimi, ma anche buonissimi. La pizza gourmet di Ivan Camelia con le alici e la scarola, i tagliolini con lo sgombro e le olive. E poi per finire il dolce, perché un dolce ci sta sempre bene, la dama bianca con l'ananas. A questo punto non vi rimane che provare. Prendete le ricette, provate, andate a fare la spesa, scegliete le cose giuste, perché nei nostri mercati, nelle pescherie, troviamo i prodotti giusti, quelli che ci fanno anche bene, non sono solo belli e buoni. Quindi vi aspetto per la prossima puntata con altre ricette.